Cambiato in questo avvio di ripresa con Van Bommel che fa il bello e il brutto tempo nel centrocampo del Milan e con i rossoneri che cercano di essere più propositivi rispetto agli avversari. Seguiamo l'azione ora da parte di Zambrotta. Van Bommel appostato e stavolta ritarda a liberarsi del pallone, ma rimedia per fortuna del Milan Abate con grande vigoria appoggiando indietro verso Thiago Silva, il piatto di Thiago Silva. Boateng sul vertice dell'area di rigore, scodella la palla velenosa nel mezzo Boateng perché tocca a terra, un po' in difficoltà, poi Julio Cesar non evita il calcio d'angolo e il Milan va per la decima volta in questa partita dalla bandierina. È un Milan che è partito deciso. Qui di Julio Cesar, perché avrebbe potuto evitare questo calcio d'angolo. Me, infatti lo volevo dire. Calcio d'angolo per i rossoneri. Emanuelson dalla bandierina, è quasi sempre lui il giocatore incaricato di scodellare nel mezzo. Ecco la palla tagliata, la deviazione da parte di Samuel, sarà soltanto, era Thiago Motta, sarà soltanto rimessa laterale stavolta per il Milan, sempre vicino alla bandierina. Milan che attacca in questo secondo tempo verso la curva sud e ovviamente attacca verso la nord dell'Inter, le curve di rispettiva appartenenza delle tifoserie. Abate porta il pallone in avanti, non si capisce con Emanuelson, poi è bravo Zanetti a proteggere il pallone e a riguadagnare palla dell'Inter, commettendo poi un'ingenuità perché Nagatomo era venuto in avanti. Riparte l'Inter, ma è sempre il Milan che controlla. Con Nesta, Van Bommel, un sombrero addirittura nei confronti di Cambiasso da parte di Van Bommel. Poi Pato che si libera molto bene. Boateng mette palla nel mezzo, attraversa tutta l'area di rigore. Poi l'Inter, ma è un Inter in chiara sofferenza in questo avvio di ripresa. Solo Milan, il Milan pigia sull'acceleratore, vuole vincere questa partita. Non ha un centrocampo in questo momento l'Inter. Ancora i rossoneri in possesso di palla con Nocerino. Leo, aspetta un attimo. Il cross Ibrahimovic, se è sul secondo palo, metti alta, non rasoterra. Ermini, si soffre da quelle parti di lì? Da morire, ma io all'inizio del secondo tempo sempre per l'Inter, cioè questo problema che non riparte. Non esce dagli spogliatoi, preferisce rimane lì. Preferisce rimane soffrire. È un grande difetto, e... ma ora è sofferenza, ora è sofferenza vera. Ora è sofferenza. Vai Leo! Milan è sempre in possesso di palla in questi primi 5 minuti della ripresa, in pratica la partita solo da parte dei rossoneri. Nocerino appoggia verso Abate, a pieno organico ora si riversa oltre la metà campo avversaria la squadra di Allegri, ma l'azione è costretta ora a retrocedere il Milan. Palla con i centrali, Nesta e Thiago Silva che allarga il gioco sulla sinistra verso Zambrotta che va a ricevere. C'è anche la sovrapposizione di un compagno di squadra, ecco che Zambrotta lo pesca, difesa dell'Inter comunque piazzata, riesce a ripartire la squadra nerazzurra, ma ancora il Milan che fa tanto pressi con l'onnipresente Van Bommel, davvero un gigante stasera a San Siro. La miglior partita a questo punto direi di Van Bommel da quando in un anno veste la maglia rossonera. Rimessa laterale per quanto riguarda il Milan, ancora Boateng che tocca per Zambrotta e allarga nuovamente verso Abate, è costretta a retrocedere la formazione rossonera. Abate punta decisamente l'avversario, guadagna la fascia destra, in soccorso Emanuelson che controlla il pallone, potrebbe anche mettere nel mezzo vicino al limite dell'area di rigore, serve Pato. Cerca di liberarsi Pato e cede quindi a buon gioco la difesa dell'Inter. Riparte finalmente l'Inter che mette la testa nella metà campo avversaria dopo 6-7 minuti, anzi. Avanza Maicon sulla fascia destra, Maicon punta l'avversario, pallone al centro, fa buona guardia Nesta che allontana, sarà rimessa laterale, ha iniziato a scaldarsi Wesley Sneijder e questa è la novità che arriva dalla panchina dell'Inter. E ci sarà adesso questa rimessa laterale in favore degli azzurri. Nicolo Carosio che mi parla, che mi saluta. Nagatomo con le mani cerca Compagni, ma non c'è nessuno nei dintorni, c'è soltanto Milito che gira intorno a Boateng. Che fa? Si attarda moltissimo Nagatomo, poi serve proprio Milito che è girato rispetto alla porta difesa da Abbiati. Milito appoggia sulla fascia opposta dove c'è Thiago Motta che lascia proseguire, arriva Maicon uno contro uno con Zambrotta, lo salta ma Zambrotta resta lì, poi cincischia Maicon e riparte. Vediamo se il Milan può riparti, c'è la possibilità del contropiede, 3 contro 3, superiorità numerica, guarda, tocca Ibrahimovic, Thiago Silva non riesce a raggiungere il pallone anche perché proteggono bene i giocatori dell'Inter. Bravissimo Samuel a chiudere e adesso è Zanetti che va via sulla fascia destra, salta due avversari, ancora Zanetti, pallone per Milito, buco di Abate, Milito dentro l'area sul sinistro, il sinistro di Milito, Inter in vantaggio, Inter in vantaggio, Diego Milito, il principe!
all'ottavo minuto, contropiede e Inter in vantaggio. Un grave errore di Ignazio Abate, allora, dobbiamo Zanetti, dire. Zanetti, ragazzi, bravissimo Zanetti. E Abate comunque ha commesso una leggerezza clamorosa di Abate, poi incredibile, senza nulla togliere alla bravura e di Zanetti in fase di costruzione e di Diego Milito, che ha incrociato da grande attaccante come ora si sta ritrovando in queste ultime giornate, e cambia decisamente il derby con l'Inter che passa in vantaggio nel momento di maggior sofferenza. Gravissimo errore di Abate, che è andato a vuoto favorendo Milito. Però se Pato finalizza in area di rigore, anziché farsi pigliare il pallone, il gol viene. Sì, questo è vero. Estremizzato. No, ma ha ragione, è nato tutto da là. Detto Pirado, se posso dire tu, è giusto, perché quando un'azione va sempre conclusa. Però è chiaro, Pato lì ha provato una giocata, da lì poi a prendere l'errore. L'errore c'è stato. Abate fece un errore simile, anche se con dinamica diversa, in un derby 2 anni fa. Propiziando il gol di Mourinho, proprio 2-0, esatto, propiziando un gol di Milito. Di testa invece di allargare, cioè mise nell'interno e favorì Milito. Quindi che arrivò e fece un diagonale. È vero, minuto, bravo. Minuto Riccardo, minuto. Decimo. Siamo a 9:45 per la prima. Adesso incomincia la vostra sofferenza, cari fanciulli nerazzurri. Ermini è già sbiancato. Dopo l'accesso di colore per il gol. È preferito questo gol al 42. Ma è stato un gol storico o no? E questo è un risultato che anche per la Juve è ottimo, perché vedendo questa Inter chiaramente sei tu da solo non in testa. Puoi pensierirci per cui sei da solo in testa. Noi dobbiamo, è un risultato che ci conviene anche a noi, perché perché cosa? Guarda là, mi metterò giù. Questa è l'invenzione, stiamo rivedendo l'invenzione così. Di Zanetti. Comunque il Milito dell'inizio campionato non avrebbe segnato. Sì, forse questo è vero. È girato un pochino da questo punto di vista, però il Milan ha fatto un bel gol, ha trovato proprio l'angolino, ha ricominciato a correre. Leo, tocca a te. Nocerino, ora il Milan è chiaro.